Salve a tutti da VoiceOff per Scorum Italia TV. Siamo oggi qui per la settima parte del videocorso per imparare le basi degli scacchi. E oggi andremo a vedere quindi le tattiche base. Immagino ci saranno delle situazioni tipo che poi dovremo essere bravi, insomma, a imparare e riuscire a sfruttare durante le partite. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. The pin credo sia il pezzo inchiodato. Noi in italiano diciamo inchiodatura. Ok, in sostanza il pezzo inchiodato è il pezzo che noi andiamo a bloccare sul re. Ovvero, questo pezzo può essere mosso soltanto dopo che il re si è spostato dall'attacco a, come dire, a infrarossi. A raggi X, ecco. Ok, e quindi il chiaro vantaggio di queste situazioni è che poi il pezzo che è inchiodato, non potendo essere mosso, diventa preda facile dei pezzi avversari. Ad esempio, in questo caso, chiaramente la torre va via. Qui cosa abbiamo? Get winning position in one move. Ok. Ah, ok, perfetto. Qui chiaramente non è solo si dice insomma che le inchiodature che abbiamo visto prima sono le classiche inchiodature assolute, nel senso che il pezzo che è in mezzo proprio non può essere mosso. In questo caso invece possiamo inchiodare la torre sulla donna e sostanzialmente vincere il pezzo. Ok, qui invece è un classico modo in cui si sfruttano le inchiodature. Vediamo che questo cavallo ha un'inchiodatura assoluta sul re, ovvero non può essere mosso perché c'è l'attacco della torre. E come sfruttare questa situazione? Chiaramente attaccando il cavallo con un pedone. E ovviamente questo cavallo non potrà essere salvato. Vediamo un po' qui. Qui un altro tipo di inchiodatura. Questo cavallo è inchiodato nel senso che se si sposta, poi c'è il matto, chiaramente. Quindi dobbiamo trovare il modo di sfruttare questa cosa. No, beh, se si sposta qui può comunque difendere anche il pedone, quindi non sarebbe matto. Ah, vabbè, ok. Qui l'inchiodatura è di questo pedone. Ok, stavo vedendo altre cose. E qui chiaramente è questo pedone a essere inchiodato, quindi possiamo prendere il cavallo e guadagnare il pezzo. Va bene, altro tipo di inchiodatura, qui chiaramente, no, questa non è un'inchiodatura di quelle, allora, vediamo un po' com'è questa. Ma qui possiamo attaccare. Oddio. Chiaramente questo cavallo può muoversi solo su questa casa per tenere la difesa della torre, altrimenti poi prendo la torre.
Posso attaccare questo cavallo andando a prendere questo pedone. Sì, però non era così risolutiva quella. Non so, vabbè, ok. Sarebbe da rivedere un po' meglio quella. Allora, qui che tipo di inchiodatori abbiamo? Qui abbiamo uno scacco matto in due mosse. Ah, ok, questo è un altro tipo di inchiodatura. Questo pedone è chiaramente inchiodato sul re, quindi in realtà quest'altro pedone è indifeso. Possiamo prendere con la donna. Lui può mettere solo l'alfiere in mezzo. Poi c'è il matto, ok. Ok, questa. Ok, Get a winning position in 3 moves. Qui bisogna sfruttare varie inchiodature. Possibile inchiodatura di questo pedone se il re viene qui. Inchiodatura della donna sul re perché c'è l'altra donna che attacca. Quindi probabilmente la prima è questa, dare questo scacco, chiaramente la donna bianca non può prendere perché è inchiodata dalla donna nera, quindi l'unica possibilità che ha il re sarà quella di venire su G1 e poi potrebbe seguire torre in G3 che vince la donna. Perché chiaramente il bianco non potrà prendere di pedone perché questo pedone è inchiodato sul re dall'alfiere. Ok, credo sia questa la sequenza. Ok. Bene, abbiamo visto che ci sono vari modi per sfruttare questa tipologia di posizioni e quindi inchiodare un pezzo, insomma, è sempre una cosa che può rivelarsi utile per poi scatenare, diciamo così, qualche particolare attacco tattico. Abbiamo visto le inchiodature, andremo a vedere questo Deskewer, che sinceramente non so cosa voglia dire. Questo è un altro tipo di inchiodatura che però viene fatta da un pezzo più debole verso due pezzi più forti. Is an attack upon two pieces in a line and this. Ok, è un concetto simile alla questione delle inchiodature, insomma, vabbè. Chiaramente si attaccano con un solo pezzo, due pezzi assieme, poi uno dei due cade. Winning position in 2 moves. E qua? Allora. Qui questa com'è? Oddio. Ah ok, qui è così. Torre di 2, chiaramente la torre attacca la donna in primo luogo e poi l'altra torre dietro e la donna è costretta a sacrificarsi probabilmente, altrimenti poi c'è il matto. Ok. Va bene. No, forse non c'era il matto, però insomma, erano in ogni caso problemi seri. Qui. Cosa abbiamo?
Quindi in position in 3 moves in questo caso. Allora, vediamo un po' che tipo di attacco doppio di questo genere è possibile sfruttare, sempre che riesca a vederlo. Ok, qui chiaramente c'è questo pedone. Prendiamo questo pedone. No, 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 no. Allora. Ok, forse qua si può dare la torre sull'alfiere. Lui riprende. Io prendo il pedone e lui chiaramente non può spostare il cavallo a prendere il mio cavallo, altrimenti poi rimarrebbe la donna inchiodata sul re e la perde. Forse è questa. Ok, qui chiaramente questa. No, 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 ho sbagliato, non era questa. Devo inchiodare subito. Ah no, vabbè, qui c'è questa, alfiere. C6 e vince la torre, chiaramente, il doppio attacco. Qui vabbè, io ho visto, qui prendo il pedone, poi c'è il doppio attacco, torre e donna, il cavallo non può essere preso dal suo cavallo, altrimenti poi c'è l'inchiodatura. Ma questa dell'alfiere su C6 probabilmente funziona meglio perché vince il pezzo secco in sostanza. Ok. Vabbè, ok. Oh, questa è la classica inchiodatura, di quelle che vorremmo trovare sempre. E chiaramente scacco sul re, c'è la donna dietro che poi cade. Ok. Qui c'è la stessa possibilità, però dobbiamo trovare il modo di crearcela. Ah, ok, chiaro, chiaro. Qui possiamo subito dare questo attacco, anche se l'alfiere è in presa. Che succede? Che se il re prende, poi abbiamo donna C3 che fa lo stesso attacco, ma il re che è qui su E5 non può andare a soccorrere e a mettersi in difesa della donna, quindi si vince la donna per l'alfiere in questa situazione. Ok. Winning position in 3 moves. Vediamo qua cosa c'è. Allora, scacco qui. Ok, serve. Questa è un po' più complicata forse, non so, vediamo un po'. Chiaramente la donna è attaccata dall'alfiere. Non posso. Se prendo, che succede? No, 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 non posso prendere, ovviamente. Probabilmente c'è scacco qui. Scacco qui, il re deve venire o su C6 o su B6. Se viene su B6. No, non mi suona bene questa cosa. Ok, no, questa non riesco a vederla.
Il re chiaramente non può venire, deve andare su B6 nel caso di scacco su A7 il re deve venire su B6. Una volta che è su B6, che posso fare? Niente. No, non è questa, non è questa. Eppure dovrebbe essere anche abbastanza semplice, tre mosse. Donna qui forse. Donna A8. Boh. Sinceramente questa non riesco a vederla. Ok, lì c'è lo scacco. Non è neanche questa, ovviamente. Ah, ok. Posso prendere questo pedone? Perché se lui riprende poi la donna cade. Vabbè. Era questa. Ok, era un po' più semplice di quello che di quello che sembrava all'inizio. Vabbè. Qua cosa abbiamo? Allora, stacco qui. Eccoli. Chiaramente questo cavallo non può essere preso dal re, altrimenti poi c'è il solito giochetto. Però non è questo il tema. Ah, qui è così. Allora scacco. Ok, lui decide di prendere, altrimenti si becca il matto e poi la donna rimane sotto. Va bene. vediamo quest'altra opportunità. Allora, qui probabilmente dovremo prendere donna R in qualche maniera. Con l'alfiere Campochiaro. Anche questa forse non è così semplice. Ok, in tre mosse c'è la combinazione. Allora, si inizia con questo scacco. Ecco qui. O scacco qui. Non lo so, questa è un po' più complicata probabilmente da vedere. Torre qui serve. Chiaramente se lui prende poi solito discorso. Faccio torre qui, la donna dove va? Ok, ah, la donna rimane in ogni caso. Ma può venire qui. Proviamo. Ok, era questo. Probabilmente. Vabbè, qui dobbiamo andare a difendere la promozione. Ah, qui ce la fa continuare tutta. Vabbè.
No, non era quella, ok? Vabbè, qui ci sta facendo giocare tutto il finale. Qui posso dare questo scacco e poi... Ah, proprio ci fa giocare tutto il finale. No, vabbè, qui ho sicuramente sbagliato qualcosa perché ora è patto. Vabbè, comunque, qui ho giocato male il finale. In ogni caso, la questione dell'inchiodatura l'abbiamo vista e capita. Direi abbastanza semplice, poi bisogna solo capire come sfruttare le varie combinazioni, ecco. Un po' di calcolo e un po' di esperienza chiaramente aiuteranno a leggere le situazioni con una certa velocità. Ok, the fork. Ok, andiamo a vedere anche la forchetta. Vediamo quale. Ah, ok, quella che siccome noi definiamo in italiano si definisce forchetta anche il doppio attacco fatto col pedone. In questo caso probabilmente in inglese è solo il doppio attacco di cavallo, probabilmente. Vediamo un po' qua cosa abbiamo. Ah, qui c'è questa, ok. Donna qui. Re prende e guadagniamo la torre. Perché poi ci sarà il doppio re e donna. Qui lui è costretto a prendere la donna e poi si guadagna la torre secca. Ah no, ok, qui c'è anche la forchetta di pedone. Va bene. Quindi forchetta è come in italiano, insomma, anche in inglese. Ok, infatti, pawn fork. Vabbè, ok, esiste un po' per tutti i pezzi, va bene. Qui stesso discorso. Rook fork, vabbè, ok, perfetto. Le chiama tutte così, queste combinazioni tattiche. Qui chiaramente torre re. Queen fork, ok, doppio attacco. Di donna, quindi praticamente questo, attacchiamo re e torre assieme e poi la torre cade. Ah, ok, questa è una combinazione particolare. Qui il punto è che andando ad attaccare la torre col cavallo, questa torre poi non potrà rientrare in difesa della casa C7, dove poi potremo dare il doppio attacco re e torre, l'altra torre. Ok. Winning position in 2 moves. Vediamo un po' cosa c'è qua. Questa probabilmente è un po' più complessa. Allora, qui cavallo qui, minacciamo matto su F7, se lui prende poi c'è lo scacco con l'alfiere,
Non è solo scacco, è proprio matto. Ok, quindi deve... Non può prendere il cavallo su H6, ma deve tappare il buco qui. Ok, qui chiaramente lui è costretto a fare alfiere su G8 e poi posso prendere la torre. Però questo... Ah, ok, doppio attacco, infatti questa non è una forchetta. Oh, vabbè, diciamo che hanno nomi magari diversi, però il concetto non è che sia molto diverso. Quindi probabilmente è questa. Ok, si schianta la donna proprio. Ah beh, certo, non può neanche fare alfiere qui, altrimenti ci sarebbe questa e poi qua non ne esce più probabilmente. Vabbè, schianta la donna, ok. Fork challenge. Questa? Ah ok, questa invece è così. È un po' simile a quella che abbiamo visto prima. Qui chiaramente c'è questo scacco su G1. L'unica che ha il re è andare a prendere la donna e poi si prende l'alfiere e si dà il doppio re e donna. E quindi rimaniamo col pezzo di vantaggio. Fork challenge. Ma questo è un... Ah no, vabbè, ok. Allora. Qui si attacca l'alfiere. Ah no, qui... Ah, qui il problema è che... questa non funziona, quindi non possiamo sfruttare l'alfiere inchiodato perché il nero ha questo scacco a disposizione. Avendo questo scacco, poi la mia torre muore, quindi devo trovare un altro tipo di soluzione. Allora, c'è questo scacco. Qui oppure qui. Allora, se io do questo scacco su D6, il re è costretto su F8, altrimenti vinco l'alfiere. Quindi cavallo D6, re F8. E poi come continua? Re F8. Scacco di torre, poi serve su A8. Scacco di torre su A8. Il re è costretto qui. Altrimenti si beccherebbe il doppio col cavallo se viene su E7. Quindi re costretto qua. Scacco ok, non so cosa, probabilmente è questa, però quindi scacco e lui viene, ah no, lui era costretto a venire su E7, quindi ora si becca il doppio. Vabbè. Ok. Vediamo un po' cosa c'è qua. Allora, fork challenge ancora. Winning position in 4 moves. Vediamo un po'. Fork challenge. Cavallo qui. Si attacca la torre e anche l'alfiere.
Questo scacco non funziona. Allora, su questo scacco re H1 per forza. Su re H1. Su re H1 non posso fare molto. No, probabilmente è questo. Non era quella. Ah, poteva entrare qui, ok. Chiaro, non era quella, ok. Allora. No, non è neanche questa. Che la donna può prendere. Oddio. Allora, questa no, perché ok, questo pedone è inchiodato, però può entrare la donna in difesa, quindi no. Forse cavallo. Cavallo F6, così c'è questo attacco. L'alfiere non può essere difeso. Ah, l'alfiere può sempre venire qua. Ah, vabbè. No, non era questo. Che sia questo scacco, neppure. Porca miseria, questa non si riesce a cavarne piedi. Avanzare questo pedone. Scacco non funziona. Questo qua mi ha detto già di no. Perché vabbè, c'è sempre quel problema. Oddio. No, questa no. Vabbè, abbiamo azzeccato, ma no, sinceramente non l'ho molto capita. Perché ha preso di torre? Vabbè, se prende di pedone, donna qui. Re all'angolo. E poi re e poi boh, deve esserci qualche. Non era quella. Mamma mia. Non è la presa qui la mossa giusta. E allora cos'è? Questo scacco. Ora c'è questo scacco.
mi prende e qui minaccia il matto in... Ah no, 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 guarda che io ho fatto un macello. Ok, ora c'è questo scacco, poi c'è quest'altro, lui deve schiantare la... Ah, poi c'è il doppio, non vabbè. Ok, era un po' complicato quello, almeno per me insomma. Fork challenge, un altro, vediamo un po' com'è questo. Ok, qui probabilmente devo trovare il modo di attaccare assieme re e torre. Immagino. Qualcosa del genere probabilmente. Scacco qui. Ok, no, ma così non potrò più attaccare la torre. Ok. Vabbè, ok. Era più o meno quella la questione. Qui cosa abbiamo? Allora. Ok, donna E6 forse. Donna E6 chiaramente la torre non può prendere, altrimenti poi c'è il matto. Con torre D1. Re H2, torre H1 matto. Perché c'è questo alfiere. Questa. Ok, lui torna in difesa con la donna. E adesso? Donna qui. E si minaccia quest'altro matto. No. Non, probabilmente non è questa. Ok, allora. La torre non la posso prendere perché poi torna la donna e è un nulla di fatto. Torre D1. No, mi sembra che non serve a niente. Forse devo minacciare questo matto. Ma non credo sia questa, sinceramente. Posso prendere questo pedone? No, forse è questa, eh. Ok, lui deve schiantare la donna per forza. Vabbè, queste sono delle forchette un po' elaborate, diciamo. Non sono così semplici da vedere, anche, insomma, per me. Qua. Ok, qui pedone. Qui G5. Lui non può prendere altrimenti.
perde l'alfiere perché sarà costretta a spostare la donna. Quindi questa. L'alfiere via. Cavallo entra qui. Non lo so, non mi convince tanto questa, sinceramente. Proviamo. No, non era questa. Ah no, oddio. Lasciavo, così questa lascia il cavallo in presa, vabbè. Ok. Cavallo qui. Se prende, poi riprende e si apre questo attacco. Quindi in posizione 3 moves. Non dovrebbe essere neanche così difficile questo. Allora. Questa no. Proviamo a fare questa. Allora, cavallo qui. Pedone prende, pedone prende. Però il problema è che cavallo qui non minaccia nulla. No, non è neanche questa, probabilmente. Non è neanche quella. E quindi questa qui apre l'attacco dell'alfiere. Non so, qui siamo di nuovo, brancoliamo nel buio, come si dice. Il problema è che questo cavallo è difeso anche dalla donna, quindi non c'è molto da sfruttare probabilmente. Proviamo questa, non è questa. No. Allora. Donna qui. La donna qui non serve. Cavallo qui. Pedone. Cavallo. No. Niente, no. Ok, questo è un po' così, un po' difficile da vedere. Ah, oddio. Prendo col cavallo questo pedone. E poi c'è la forchetta. Vabbè. Era anche molto semplice. Va bene, dai. Ok, vediamo un po' qua cosa c'è. Allora, prendiamo col pedone, lui deve riprendere di pedone. Ah,
c'è lo stesso concetto di prima. Prendiamo il pedone, lui prende di torre, poi c'è il doppio. Re torre. Ok, vabbè. Vabbè, dai. Abbiamo visto anche le forchette. Prossimo giro vedremo gli attacchi di scoperta, doppio scacco, i pezzi sovraccarichi e questo Schwitzenzug. Credo sia una questione di tempi di mossa, ma vabbè, poi lo vedremo. Ok, direi che posso anche chiudere qui questa settima parte. È stata una parte un po' più complessa rispetto alle precedenti, di sicuro. E bisognerà un po' fare pratica, diciamo così. Ok, spero sia stato utile. Un saluto a tutti e alla prossima.